Siamo all'Istituto Comprensivo Cardinale d'Usmet di Librino e abbiamo chiesto al dirigente scolastico come si sono organizzati in vista di questo ritorno a scuola. I plessi dell'Istituto Comprensivo che dirige sono dislocati in quartieri, diciamo, difficili della città. Ecco, questo ha dato dei problemi maggiori per quanto riguarda gli orienti a scuola. Devo dire che inizialmente, ancora prima che iniziasse la scuola, qualche dubbio ce l'avevamo, perché insomma tramite i canali così anche personali, genitori così affermavano che non avrebbero portato i bambini a scuola, che avevano preoccupati, però adesso devo dire che dai primi giorni la frequenza è abbastanza compatta e costante nei vari giorni, quindi la risposta da parte delle famiglie è stata del tutto positiva. Ovviamente abbiamo cercato di tranquillizzarle, cercando di fargli capire che la scuola ha fatto di tutto per cercare di rendere la frequenza degli alunni la più sicura possibile, adottando anche misure che vanno oltre quelle indicateci dalle linee guida del Ministero. E devo dire che lo hanno compreso e fino adesso la frequenza è, vi ripeto, costante e abbastanza ampia all'interno della classe. Quindi uno dei nostri problemi dei quartieri dove operiamo ovviamente è quello della dispersione scolastica, e la frequenza a scuola è fondamentale, perché ovviamente lasciare i ragazzi a casa o comunque poi tentare anche con la didattica integrata non sempre abbiamo visto che è stata efficace, almeno nei mesi passati. Quindi in questi quartieri è fondamentale la presenza degli alunni a scuola per poter evitare che possano stare anche in contesti la strada che non sono contesti sicuri e affidabili. Come si è organizzata la scuola per quanto riguarda gli orari e gli ingressi? Allora, per quanto riguarda gli ingressi, abbiamo differenziato le modalità di ingresso degli alunni dell'infanzia, primaria e secondaria. Abbiamo dato la possibilità ovviamente ai genitori di accompagnare i bambini in un lasso di tempo un po' più ampio rispetto a quello normale, dalle 8.10 alle 9.10 per l'infanzia, 8.10, 8.30 per la primaria, 8.10, 8.25 per la secondaria. Ovviamente abbiamo utilizzato tutte le entrate che abbiamo a disposizione nei vari plessi in maniera tale, insomma, da diluire la presenza di alunni nelle varie entrate. Parliamo di banchi. Avete ordinato dei banchi? Sono già arrivati? No, noi non stavamo per ordinarli. È arrivata però la comunicazione da parte del Ministero che ci avrebbero fornito loro entro settembre i banchi, e quindi ci siamo fermati nell'ordine dei banchi, quindi ci siamo indirizzati più che altro per l'adattamento di alcuni spazi della scuola, realizzazione e sistemazione di alcuni ambienti che non erano ben messi, e quindi diciamo, devo dire che avevamo puntato tutto il sistema sicurezza anche sull'utilizzo del banco monoposto, ma alla luce dei ritardi che tuttora ci sono, abbiamo deciso, insomma, di utilizzare i banchi biposto che avevamo già, e utilizzandoli, spostandoli in maniera tale che comunque si riesca a garantire il metro di distanza dalle rime boccali. Quindi è chiaro che l'ideale sarebbe stato utilizzare i banchi monoposto, ma in attesa, speriamo, della consegna entro il mese di ottobre, così come hanno garantito, di poter sicuramente garantire comunque il distanziamento che è previsto dalle linee guida che ci sono state consegnate. Come stanno reagendo gli alunni in questi primi giorni di scuola alla luce dei regolamenti anti-Covid? Allora, stanno reagendo bene, devo dire che hanno seguito le regole non appena entrati in classe, prima sono stati guidati. Ho una classe numerosa, quindi con 3 alunni disabili, è andata bene anche con loro, non hanno creato disturbo, hanno mantenuto correttamente la mascherina fuori dalla classe, l'hanno tolta al posto. Quando si sono alzati abbiamo spiegato loro le regole, quindi non appena si sono alzati o per andare in bagno o per chiedere qualcosa l'hanno indossata, si sono sanificati le mani perché abbiamo in classe il sanificatore,
contenti di essere di nuovo a scuola, ovviamente, e di parlottare a distanza tra di loro comunque. Invece per quanto riguarda le mascherine, sono già arrivate? Allora, per quanto riguarda le mascherine, noi già avevamo fatto, devo dire, una fornitura nostra con i nostri fondi, ovviamente, fondi comunque sempre inviati ad hoc da parte del Ministero, quindi una buona fornitura l'avevamo già fatta noi. Poi, vi ripeto, anche in questo per quanto riguarda le mascherine, cioè, è arrivata la comunicazione da parte del Ministero che le avrebbero fornite loro, quindi ci siamo un po' bloccati. Devo dire che stanno arrivando in maniera abbastanza costante. L'avvio della scuola è avvenuto da pochi giorni, quindi dovremmo vedere in effetti, andando avanti con i giorni di scuola, se la consegna rimane sempre costante, perché è importante da questo punto di vista, perché noi comunque abbiamo garantito ai genitori la consegna di una mascherina all'entrata a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria. Quindi, ripeto, fino adesso sta funzionando. Spero, insomma, che continui il servizio di consegna delle mascherine con la stessa frequenza con cui sta avvenendo adesso. La scuola sta avendo problemi di organico in questi primi giorni? Diciamo che, nonostante gli sforzi dell'ufficio scolastico regionale e provinciale, qualche docente, soprattutto per quanto riguarda i docenti di sostegno, ancora ci sono un buon numero di docenti che mancano. Ovviamente il docente curriculare, per la maggior parte siamo già quasi al completo, manca qualcuno, ma poca roba. Invece ancora per quanto riguarda il sostegno mancano tanti docenti, so tra l'altro che le graduatorie sono già esaurite, quindi stiamo aspettando le ultime comunicazioni da parte dell'ufficio in maniera tale che si possa iniziare a convocare dalle nostre graduatorie. Comunque, ecco, nel complesso, rispetto agli anni passati, un miglioramento nei tempi c'è stato.